Allora, buonasera a tutti, agli amici dell'Acton, agli amici del Lucid, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Questa sera l'incontro sull'Europa è stato organizzato insieme dall'Istituto Acton e da Lucid, che mi onoro di rappresentare come presidente dei giovani del Lazio. Io sono Benedetto Dellesite. E sono insieme all'Acton, quindi al nostro amico Michael, promotore di questa serie di incontri. È un ciclo che abbiamo ormai avviato, intitolato proprio al motto con cui Pio XI descriveva il metodo che è quello della dottrina sociale della Chiesa: osservare, giudicare e intervenire. E la dottrina sociale della Chiesa a cui noi UCID ci ispiriamo, è la nostra bussola, ci insegna che noi dobbiamo, anche di fronte alla pandemia e ai nuovi scenari che troviamo nel mondo, osservare la realtà, giudicarla attraverso un discernimento che è alimentato dalla fede e dal magistero, e poi intervenire sulla realtà, e quindi intervenire attraverso un'azione di leadership positiva. Abbiamo avuto il primo incontro a luglio sulla situazione negli Stati Uniti con padre Robert Sirico. A settembre abbiamo avuto il secondo incontro con padre Bernardo Cervellera, che ci ha parlato della situazione in Asia, sia rispetto al Covid, sia rispetto alla situazione delle comunità cristiane e quindi della libertà religiosa. E abbiamo avuto il terzo incontro a fine settembre sugli effetti che il virus sta avendo sull'economia. E l'ospite fu Ettore Gotti Tedeschi, banchiere ed economista. Stasera abbiamo il professor Buttiglione, è stato ministro per le politiche comunitarie, parlamentare, è stato fra l'altro anche commissario europeo designato dalla commissione di Barroso. Ed è un docente, un professore di filosofia, un po' colui che ha raccolto l'eredità di quello che è stato uno dei maggiori pensatori cristiani del Novecento, che è il professor Augusto Del Noce. Oggi, 22 ottobre, è l'anniversario di San Giovanni Paolo II, dell'insediamento di Papa Giovanni Paolo II, e siamo qui a parlare dell'Europa. Il titolo dell'incontro di questa sera è proprio: ma l'Europa è finita come comunità di destino, come orizzonte di civiltà, come unione politica? E il sottotitolo poi si interroga sull'unione di fronte al virus e sulle radici, sull'importanza delle radici del vecchio continente. Non dico altro, saluto ovviamente i nostri dirigenti del Lucid, il presidente nazionale Galletti e il vicepresidente Riccardo Petrizzi, che a seguire poi, dopo l'intervento del professor Buttiglione, interverranno. E passo subito la parola a Michael Severance, che condurrà con me, insieme anche a Riccardo Gotti Tedeschi, l'incontro di questa sera. Sì, buonasera a tutti, sono Michael Severance, direttore di relazioni esterne qui all'Istituto Acton di Roma. Ho detto l'altra volta che stiamo festeggiando 30 anni di attività, che siamo nati un po' prima dell'uscita dell'enciclica Centesimus Annus, per metterci un po' nell'ordine storico. E fra un paio di settimane facciamo una nostra festa di 30 anni con tanti amici che manderemo tanti inviti. Dobbiamo fare in modo virtuale perché è ancora proibito un'assemblea a più di 30 persone nello stato di Michigan. E io volevo solo dire che quest'anno è un anno particolare anche per me, perché è l'anno in cui io ho passato finalmente più anni in Europa che in America. Ho 48 anni, scusa, 49 anni e ho passato 25 anni in Europa e 24 anni negli Stati Uniti. E devo dire che ho visto sempre questo vecchio continente come un nuovo continente per me. Per gli americani l'Europa è stata sempre diciamo, la madrelingua della nostra libertà, la madrelingua
della nostra modo di vivere moralmente, innanzitutto di accogliere Cristo nell'economia. Quindi tutti gli americani hanno questo sentimento verso l'Europa e sono fiero di ospitare questo seminario con Rocco Buttiglione, un grande amico, un grande europeo, e che ha sempre lottato per questa bellissima civiltà. E questo passo la parola a Riccardo Gotti-Tedeschi, che fa il moderatore stasera con noi. Grazie Michael, ringrazio Michael, ringrazio Benedetto, e poi siamo fra amici e sono molto contento, onorato di essere con voi. Ringrazio e sono onorato di poter parlare al professor Buttiglione, col quale abbiamo iniziato una chiacchierata, mi ricordo, 4 anni fa, a un bellissimo Vandenberg Meeting, dove tenne una lectio magistralis sull'immigrazione straordinaria, che veramente ricordo con grande piacere. Ed è sempre fonte di stimoli parlargli, quindi davvero è una bellissima occasione questa. Il tema è spinoso, perché oggi è San Giovanni Paolo II, professore, e sono andato a rileggermi un bellissimo discorso del 6 novembre dell'81 sulle radici cristiane d'Europa, e mi sono chiesto che cosa davvero si può coniugare di un discorso così alto, che richiamava poi l'urgenza di Schuman, che spingeva molto per fare l'Europa politica che appoggiasse su un plafond culturale che riconoscesse a sua volta ineluttabilmente le radici cristiane. Sappiamo come è andata a finire. Oggi si può dire che stiamo vivendo una fase storica in cui l'Europa che si muove, mi viene da dire, sono gli interessi oggi a determinare un po' le scelte dell'Europa, e quindi quella comunione di destino, quella comunità di destino, anzi, che De Gasperi e i padri fondatori sognavano, ha subito una deviazione, mettiamola così, una deviazione che da un certo momento in avanti, io l'ho identificata un po' nei miei studi con la famosa dichiarazione di Milano dell'85, che lanciò poi il trattato di Maastricht, e diciamo poi con Maastricht e poi con Amsterdam, pian piano l'Europa da comunità di destino ha preso un po' le forme di un grande impianto strutturato, burocratico, a trazione, mi viene da dire, accentrata, quella che Max Weber chiamava la gabbia d'acciaio, no? E che è stata anche criticata perché un grande surplus legislativo ha superato invece una necessità anzitutto di avere delle fondamenta sufficientemente portanti. E allora, oggi, in cui peraltro solo 3 giorni fa ho ascoltato con grande piacere Lucio Caracciolo, che ha chiuso sostanzialmente il Festival di Limes con una battuta molto forte, nella quale però mi riconosco molto e sul quale anche in passato mi sono permesso di commentare tanto, cioè ha finalmente, anche da parte sua, ma questo può solo far piacere, riqualificato il manifesto di Ventotene come un documento che non ha niente a che vedere col Trattato di Roma, non è un documento costitutivo. Ed è soprattutto un documento che è totalmente antitetico alla comunità di destino del Trattato di Roma e che ispirava i padri fondatori, oltre al fatto che poi ovviamente è un documento di cui conosciamo anche, come dire, l'ispirazione culturale, e non è nemmeno questa la sede ricordarlo, ma lo possiamo sapere per tante ragioni, no? Dall'abolizione della proprietà privata a un ridimensionamento della Chiesa, all'abolizione del concordato. Quindi immaginiamo poi come può davvero il manifesto di Ventotene ispirare l'Europa che conosciamo. Invece, ecco, vado al punto, professore, e le lascio subito la parola. Oggi, in una situazione di
di un'Europa appunto che comunque si sta muovendo per interessi, in funzione degli interessi, e quindi evidentemente c'è un problema strutturale che comporterà la necessità di riforme. Come la possiamo coniugare, visto quello che è successo, quindi visto anche il mancato riconoscimento delle radici cristiane in sede di Convenzione europea, non ultimo ovviamente la sua vicenda del 2004, oggi come si può coniugare quel meraviglioso discorso di Giovanni Paolo II con un'Europa che è un'unione di interessi? Grazie. Io sono troppo vicino agli avvenimenti e troppo coinvolto per offrirvi un'analisi storica, scientifica di quello che è accaduto in questi ultimi anni. Vi racconto come questa storia l'ho vissuta io. Per poi venire alla domanda di Riccardo, che è un po' leninista. Che fare? Allora, quando io ero giovane, quando avevo la tua età, Riccardo, tutti in Europa erano convinti che l'Unione Europea, pardon, allora si diceva il mercato comune europeo, fosse morto. E si parlava tutti di eurosclerosi. La Europa era sclerotizzata, era finita, era burocratizzata, non c'era più. Era l'Europa di De Gasperi, di Adenauer, di Schuman, non di Altiero Spinelli. Altiero Spinelli è un'invenzione di Craxi. Quando Craxi, che ha avuto dei meriti per l'Europa, rilancia il processo europeo con l'atto di Milano, può rilanciare un'Europa, diciamo noi, cattolica e democristiana, e perfino democristiana, non solo cattolica ma anche democristiana, non può. Allora si deve inventare un'Europa socialista, perché i socialisti erano stati contrari, alcuni in modo virulento, altri in modo più, non avevano mai sposato il progetto europeo, che sostanzialmente si fondava sull'idea il fascismo, il nazismo, il comunismo sono il punto d'arrivo del laicismo. La religione laica dei nazionalismi porta alla guerra. La nuova Europa, che ripudia la guerra, deve tornare alle sue radici cristiane. Non lo dicevano proprio in un modo così brutale, no, qualcuno lo diceva in un modo così brutale. Adenauer qualche volta, che era il meno diplomatico dei tre, qualche volta l'ha detto anche così. Allora, quindi, come rinasce l'Europa? L'Europa rinasce su due avvenimenti. Ci sono due date, una più importante, l'altra piccola, ma più piccola, grande, ma insomma meno grande, molto meno grande, ma importante. La prima è il 1978, viene eletto Papa Giovanni Paolo II. E Giovanni Paolo II va in Polonia e dice: non si può capire la storia della Polonia se si prescinde da quella fondamentale criterio di verità che è la croce di Cristo. Solo alla luce della croce di Cristo questa è una storia di speranza. E non è siete una nazione, ricordatevi che siete una nazione. Tutti pensavano che le nazioni fossero morte, invece erano solo addormentate. Giovanni Paolo II chiama, la nazione risponde. Essere nazione significa che siamo parte gli uni degli altri, siamo una comunità e quindi siamo in grado di prendere nelle nostre mani il nostro destino. Il comunismo, come tutti i totalitarismi, anche quello strisciante di oggi, si fondano sulla individualizzazione e massificazione. Non ci sono comunità, non c'è la comunità della famiglia, non c'è la comunità della nazione, ci sono solo individui facilmente manipolabili da parte di chi ha il potere. Più la società manca di comunità, più è facilmente manipolabile da chi ha il potere. E la forza del comunismo era il fatto che nessuno si fidava di nessuno, tutti avevano paura degli altri. Un anno dopo, Lech Wałęsa salta i cancelli dei cantieri navali di Danzica e la nazione polacca risponde: sì, ho capito, ci sono. Giovanni Paolo II aveva parlato del battesimo della nazione e aveva detto: mille anni fa siete stati battezzati, ma come i bambini sono battezzati nella fede dei genitori, così voi siete stati battezzati nella fede dei vostri re. Adesso
siete capaci di assumere il battesimo come un fatto vostro, personale, come nazione, è il tempo, ha detto lui, della cresima della nazione. La nazione polacca ha risposto. Poco dopo è andato all'UNESCO a Parigi, il discorso che tu citavi prima, il 10 di ottobre del 1981, e ha ripetuto questo, diciamo così, al mondo, ma in modo particolare all'Europa. Mi vedete? Io non vi vedo più. Mi sentite? La sentiamo, ma non la vediamo. Ah, vabbè. L'importante è che mi sentiate. Però la vedevamo fino a poco fa, eh? Vediamo adesso. Adesso sì. Ecco. Lo ripete all'Europa. 1981. In Polonia inizia la storia di Solidarność. E pian piano contagia gli altri paesi dell'Est. Perché non è solo la Polonia. Vorrei ricordare un altro grande personaggio che è stato Jan Patočka, perché non era soltanto l'Europa cristiana. Io mi ricordo i seminari clandestini a Praga con Jan Patočka e venivano i maggiori filosofi europei, veniva Levinas, veniva Ricoeur, per parlare di Platone e l'Europa. Non siamo confessionalisti, l'Europa ha radici cristiane? Certo. Vogliamo aggiungere radici greco-romane? Certo, perché no. Ci vogliamo mettere anche l'illuminismo? In qualche modo, certo, anche l'illuminismo. Un'Europa che ha radici. 1982, è un'altra data importante, viene eletto cancelliere della Repubblica Federale Tedesca Helmut Kohl. Helmut Kohl è l'uomo che ha tentato, sulla base della energia morale mobilitata da Giovanni Paolo II, di costruire un progetto politico, di incanalarla verso un progetto politico. E questo progetto politico ha funzionato. Il comunismo è crollato senza sangue. Un miracolo che si è crollato, due miracoli che si è crollato senza sangue. Quanto rancore, quanto odio, quanta gente c'era che aveva delle vendette da fare. E Giovanni Paolo II è riuscito a incanalare le energie verso il perdono, la ricostruzione, la riconciliazione, l'idea di una nuova Europa. E abbiamo ottenuto molte vittorie. Abbiamo il comunismo è crollato, senza sangue, si è ricostruita una delle democrazie, più o meno funzionanti, ma comunque delle democrazie e degli stati di diritto e delle economie di mercato funzionanti. E nulla di questo era scontato, eh? Poteva finire come in Jugoslavia, una guerra civile europea dal Baltico all'Adriatico. E molte volte ci siamo stati vicini. Ed è stato Giovanni Paolo II che ha dato l'energia. E abbiamo riunificato la Germania e abbiamo fatto l'euro, che non è una moneta. L'euro è un patto di sangue. Euro significa la Germania non tornerà più a pendolare fra e ovest dell'Europa, sfasciando sia l'est che l'ovest. Diceva Helmut Kohl, non voglio un'Europa tedesca, voglio una Germania europea. È un patto di sangue, siamo una cosa sola, non ci sarà mai più la guerra fra di noi. In un tempo in cui il crollo dell'Unione Sovietica rendeva possibile un ritorno al mondo di ieri, al mondo di prima della Seconda Guerra Mondiale. Un cammino trionfale? Sì. Fino a un certo punto, perché alla fine abbiamo incassato una drammatica sconfitta. Noi volevamo i valori cristiani nella Costituzione. Non li volevamo soltanto perché 20 secoli fa l'Europa è stata cristianizzata. Sì, anche. Ma dire valori cristiani nella Costituzione voleva anche dire ai popoli dell'Est: questa è la riunificazione dell'Europa. Noi vi portiamo in dono la nostra competenza nel costruire un'economia di mercato funzionante e altre cose del genere. Voi ci portate l'eredità dei valori europei riscoperti nella opposizione al totalitarismo. Quelli cristiani e anche quelli laici, anche quelli greci, anche Socrate. Radice europea, anche Socrate ci mancherebbe. Io sono un filosofo. Poi. E ci hanno detto di no. La Francia soprattutto e il Belgio.
Volevamo la Costituzione e non abbiamo avuto la Costituzione. E abbiamo avuto invece il Trattato di Lisbona. Come diceva una volta Giulio Tremonti, piuttosto che niente meglio, piuttosto che niente meglio il Trattato di Lisbona. Ma certamente il Trattato di Lisbona non è il punto d'arrivo del processo che avevamo iniziato. E quindi abbiamo l'Europa, un'Europa che è l'Europa di oggi, l'Unione Europea di oggi, che è come un palazzo magnifico. Ci sono delle tappezzerie bellissime sulle pareti, dei mobili di grande qualità, opere d'arte, statue. Manca una cosa, manca il tetto. Se manca il tetto, nella buona stagione può ancora andare, ma quando piove, piove dentro. E quando piove dentro marcisce tutto. La costruzione istituzionale europea non è stata completata. Non è stata completata dal punto di vista dei valori di riferimento. E non è stata completata neanche dal punto di vista della costruzione degli organi capaci poi di fare politica. E abbiamo una unione senza politica. I cittadini si sentono derubati perché gli stati nazionali non sono più sovrani. Ed è bene che non siano più sovrani perché non hanno fatto gran cose di buono quando erano sovrani. Ma l'Unione Europea non è sovrana neanche lei. La sovranità si è persa. Non l'abbiamo data all'Europa, l'abbiamo tolta agli stati nazionali, è rimasta abbandonata a metà strada. E allora, quando non c'è la sovranità, cioè il potere politico vero, le burocrazie si espandono e dominano. Non è colpa dei burocrati di Bruxelles. Credo sia andato via l'audio. Professore, se lo riattiva. Eccoci, dove eravamo arrivati? Benedetto? Mi senti senti adesso? Sì, alla cessione di sovranità, diciamo. Mi fermi, perché i politici possono parlare all'infinito. Quando penso di mi fermare, mi fermo. Allora, siamo arrivati al punto che non c'è più sovranità. Quando adesso, tra poco, gli americani votano, Dio li perdoni, perché hanno due candidati, ma votano. Quando Michael vota, decide nel suo piccolo, col suo voto, tra la pace e la guerra, tra la prosperità e la recessione mondiale. Quando votiamo noi, che decidiamo? Al Parlamento nazionale? Queste cose non le decidiamo perché comunque siamo troppo piccoli. Al Parlamento europeo non decidiamo niente lo stesso. E allora abbiamo avuto un'Europa che non aveva strumenti istituzionali, non aveva valori. Qual è l'unico valore che è rimasto? L'Europa dei diritti. L'Europa dei diritti individuali, senza i doveri, dai quali nascono i diritti delle famiglie e delle nazioni. Un'Europa senza famiglie, senza nazione, di meri diritti individuali che creano masse, non creano popolo. E allora c'è il problema di ricostruire un popolo europeo. Il problema più grande è ricostruire un popolo europeo, perché la grande marcia dell'epoca di Giovanni Paolo II era una marcia in cui, non dimentichiamolo, l'idea di fare l'Europa era legata a quella di una nuova evangelizzazione. Senza questo non fai l'Europa. E cosa è successo? Era importante scrivere i valori cristiani, ma che li scrivi o che non li scrivi? Dicono alcuni, ma cosa c'entra? C'entra. Perché quando è arrivata la crisi del 2007-2008, noi non sapevamo perché mai dovessimo essere solidali fra di noi. Quando le cose vanno male, bisogna essere solidali, deve avere un motivo. E il motivo evidente era, la crisi è toccata alla Grecia, i greci sono nostri fratelli. Perché? Perché abbiamo le stesse radici culturali, da Socrate a Gesù Cristo. E invece non abbiamo detto questo. E c'è stato l'egoismo dei singoli paesi. Voi, non so se voi vedete mai i documentari del National Geographic, ce n'è uno bellissimo, che illustra le tattiche di caccia dei lupi. Che fanno i lupi? Mostra i lupi che attaccano un branco di bisonti. I lupi cercano di isolare un bisonte per portarlo via per mangiarselo. Possibilmente uno piccolo, debole, vecchio, malato,
giovane, un vitellino. E che fanno i mimicotti? Si mettono a cerchio, i maschi più grossi stanno sul cerchio più esterno, caricano i lupi scappano, tornano, alla fine i lupi capiscono che non tira aria e se ne vanno. Cosa abbiamo fatto noi? Il maschio più grosso, cioè la signora Merkel, ha detto noi non rimedieremo agli errori dei greci con i soldi dei contribuenti tedeschi, che era come dire ai lupi, cioè alla speculazione internazionale, sbranate la Grecia, tanto noi non la difenderemo. Quando poi hanno cominciato a sbranarla, ci siamo resi conto che se andava giù la Grecia, andavamo giù anche noi. E allora siamo andati a salvarla. Abbiamo speso molti più soldi di quelli che erano necessari originariamente e abbiamo inflitto al popolo greco grandi sofferenze sociali. Se avessimo detto all'inizio quello che ha detto poi molto tempo dopo Mario Draghi, non toccate la Grecia, cosa avrebbe detto Helmut Kohl? I greci meritano di essere puniti, li punirò io, ma voi non li toccate. Quello che dice uno quando suo fratello è in difficoltà. Ha sbagliato, pagherà, ma non lo toccate, ci penso io. E se lo toccate voi, guai a voi. E da lì è nata la crisi, perché l'economia è fatta per il 20%, non devo dirlo io a voi, per il 20% l'economia è fatta di fatti, per l'80% di fantasia. Chiedo scusa, Riccardo, non mi guardare male. Diciamo, è fatta di aspettative. Se tu generi le aspettative che ha generato allora la Merkel, le aspettative poi diventano fatti, la fantasia diventa fatto. Se generi aspettative contrarie, invece le cose vanno in un'altra direzione. Com'è la situazione? Questo ha generato poi la rottura fra l'est e l'ovest. Abbiamo detto ai polacchi, abbiamo detto ai cechi, potete diventare europei se venite con noi. E venire con noi vuol dire non chiedeteci di cambiare la nostra ideologia consumista e materialista, vi aggiungete. E quelli naturalmente ci sono rimasti male. E nascono i populismi a cui sono contrario. Sono adesso in Ungheria per litigare con i miei amici ungheresi. Sono ammattiti. Ma mia moglie, che è una psicanalista, mi insegna che i matti hanno buone ragioni per essere diventati matti. Li abbiamo fatti ammattire noi, i polacchi e gli ungheresi. Perché? Perché li abbiamo presi a schiaffi in faccia. Non abbiamo saputo capire i doni che loro ci portavano. Loro sono rimasti male. Non voglio giustificare tutto quello che fanno, anche se gli errori loro vengono molto esagerati dalla nostra stampa. Ma se non capiamo questo, non ricominceremo a parlare. Nascono movimenti populisti, quelli dicono torniamo indietro al mondo di ieri, agli stati nazionali, non è una soluzione. Il mondo di oggi è un mondo di enormi concentrazioni di potere. La Cina, gli Stati Uniti, forse la Russia, ma non è sicuro, l'India sicuramente. Se rimaniamo divisi non saremo padroni del nostro futuro. Qualcuno ha ricordato, chi è che era? Il Vanensburg Meeting. Sì, professore, io. Ah, tu Riccardo, sì, eravamo lì assieme, ti ricordi? Certo. Dopo siamo andati, dopo una sera, siamo andati a casa di... sono vecchio, mi dimentico i nomi, un amico. Sì, io non c'ero ancora io, sono arrivato il giorno dopo, siete andati a cena da... una fattoria in mezzo alla campagna. Sì. È morto adesso, poverino. Poverino, sì, è mancato a gennaio. Sì. Il Roger Scruton. Roger Scruton che mi dice, sì, io lo capisco che il Brexit è una follia, però vedi, questa vecchia Inghilterra non è competitiva nel mondo di oggi, è come una vecchia casa di campagna in rovina, però somiglia a una casa, mentre quello che state costruendo a Bruxelles non somiglia a una casa. E io non mi ci sento a mio agio. Se devo morire, preferisco morire qui, a casa mia, che non in quell'ospedale che poi non mi garantisce neanche una vita molto più lunga. Di qui il problema. Bisogna rifare l'Europa. Io penso, non possiamo tornare indietro. Dobbiamo andare avanti. Siamo rimasti a metà del guado. Andare avanti significa ripensare l'identità, partire dalla cultura, come diceva Jean Monnet prima di morire, ripartire dalla cultura, dalla consapevolezza culturale comune e ripartire dai valori. Abbiamo bisogno di una Costituzione.
questo straccio di Trattato di Lisbona quanto potrà durare ancora? Abbiamo bisogno di una politica economica comune. È ovvio che non possiamo lasciare che ogni Stato determini liberamente l'ammontare del suo debito pubblico. Sarebbe come creare inflazione e esportarla nei paesi vicini. Però dobbiamo, possiamo neanche stare fermi a dei parametri fissi che davanti a circostanze eccezionali devono saltare per forza, come sono saltati adesso in occasione del... E quindi dobbiamo avere un luogo in cui democraticamente si decide qual è l'ammontare del deficit europeo funzionale a un obiettivo di stabilità e di crescita. Parole che Monti scrisse, ma le scrisse evidentemente con un inchiostro che subito è scomparso, perché dopo che lui le ha scritte non si è fatto nulla. Oddio, nulla, questo è esagerato, perché Mario Draghi ha fatto una politica al margine dei trattati, ma tutto sommato giusta. Ma non puoi fare le cose giuste di nascosto, o ci vuole il coraggio di dire abbiamo bisogno di più Europa, ma non è questa l'Europa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di più Europa, ma deve essere un'Europa realmente democratica. E quindi, ma per essere realmente democratica ci vuole un popolo europeo. Io mi ricordo, tanti anni fa, all'inizio degli anni 90, un convegno a Vienna, dell'Institut für die Wissenschaften des Menschen a Vienna, e c'era Lord Ralph Dahrendorf. Ah, vedo Alvino Mario Fantini, ci rivediamo, ciao Alvino. E lui diceva, ma non c'è un demos europeo, quindi l'Europa sarà un fallimento. Io gli dissi, ma guarda che quello di demos non è un concetto etnico, è un concetto religioso. Atenai, Atene, che non a caso è plurale, le Ateni, cosa fanno? I villaggi dell'Attica un giorno decidono che vogliono fondare una città, vogliono essere la stessa cosa. Si inventano un antenato comune e costruiscono un tempio. Niente tempio, niente città. Allora noi vogliamo diventare un demos perché etniche sono le tribù. Anche Roma costruì il tempio a Giove Ottimo Massimo in Campidoglio e i romani erano un po' latini, i Ramni, la tribù dei Ramni, un po' Sabini, i Tizi, un po' Etruschi, i Luceres e divennero romani. Lo vogliamo fare, ma per farlo dobbiamo costruire un tempio e questo tempio deve accogliere gli dei non solo di una tribù, ma di tutte le... Dobbiamo capire perché ci apparteniamo gli uni agli altri in un modo più intenso di quello che si appartengono fra di loro altri popoli, con i quali pure abbiamo un legame di fratellanza, ma più lontano, perché la famiglia umana è fatta di fratelli, la mia famiglia è fatta di me e delle mie figlie, poi ci sono le mie sorelle e i fratelli di mia moglie, i loro figli, poi ci sono i cugini più lontani e così via. Lo vogliamo fare, è un problema di scelta, è un problema di volontà, ma prima che politica di volontà culturale. E ha degli effetti anche sulla economia. Il momento di oggi, dico ancora una cosa, poi chiudo, poi andiamo avanti con le domande magari. Per me un momento di svolta è stata la morte di Helmut Kohl. Quando Helmut è morto c'è stato il funerale. Al funerale io ho sentito Macron, ho sentito Angela Merkel, ho sentito tanti altri e sono rimasto stupito. Io non sono un amico di Angela Merkel, ma quel giorno mi ha colpito. Lei dava l'impressione di essere una che dice io non voglio passare alla storia come quella che ha sepolto il sogno dell'Unione Europea, ma come quella che l'ha saputo difendere in tempi difficili con una ritirata strategica, ma poi riportare. E Macron era sulla stessa linea. Gli italiani non c'erano, naturalmente c'ero solo io a rappresentare. E poi dopo le cose sono andate male. Sono andate male perché in Germania l'AfD ha avuto un grande successo, la Merkel, che è una tattica perfetta, che non rischia mai nulla, si è spaventata e quindi ha fatto marcia indietro, e abbiamo avuto il marasma. Adesso il Covid. Il Covid fa saltare tutto il sistema di garanzie su cui sono costruiti i trattati, perché ci mette davanti a una tempesta
davanti alla quale possiamo reagire solo politicamente. Quindi tutte, vi ricordate la storia famosa del 3%, no? Che è giustissimo, io difendo il 3%, però l'idea che puoi regolare l'economia europea con una cifra fissa che ha le sue buone ragioni dietro, per amor di Dio, potrei anche spiegare, ma le sapete meglio di me, comunque non abbiamo tempo. È come avere una barca e andare verso l'obiettivo legando il timone, la prua verso l'obiettivo e il timone legato. Finché il mare è calmo, va bene, ma quando il mare è in tempesta, il timone lo devi slegare e devi guidare la barca a secondo delle direzioni che prendono i marosi. E questo è un momento in cui chiaramente il sistema di Lisbona è in crisi. E lo riconoscono tutti, anche quelli che fino a ieri lo difendevano a spada tratta, anche i miei amici tedeschi. Oggi se gli dici il sistema di Lisbona, il sistema dei parametri fissi, il sistema di da Maastricht a Lisbona, è entrato in crisi, non può più funzionare, bisogna per andare avanti ci vuole fiducia. Occorre creare una classe dirigente europea, di gente che abbia consapevolezza dei problemi e che si parli fra di loro e che abbiano fiducia gli uni negli altri. E qui noi italiani non abbiamo le carte in regola, ma possiamo avere un governo che ogni sei mesi non si continua o no. E fare politica europea significa che tu devi prendere impegni oggi che mantieni fra due anni. Allora puoi dire, va bene, oggi voi mi date questa cosa di cui ho assoluto bisogno, troverò il modo di ripagarvi. Ma se tu domani, non sappiamo se sei lì, ma chi è che fa credito a uno che potrebbe sparire il giorno dopo? E invece il sistema europeo si rimette in movimento sulla base di un sistema di crediti e debiti reciproci che chiede fiducia. E il problema è di avere la capacità di leadership che crea fiducia. Quello che manca all'Europa è leadership. E la leadership si costruisce su valori, cominciando dall'affidabilità, che è essa stessa un valore, e su un'amicizia politica. Io mi ricordo Helmut Kohl, di cui sono stato grande amico. L'estate Helmut andava in vacanza a St. Georg am Wolfgangsee e stava seduto sotto una pergola in una stube, in un'osteria locale, a bere birra o vino a seconda dei casi e con i suoi amici, a parlare con i suoi amici. E aveva amici, uno veniva dall'Italia, ero io, uno veniva dalla Polonia, era Bartoszewski, uno veniva dall'Ungheria, era Orban, e da tutti gli altri paesi. Insieme, non tutti quanti assieme, di volta in volta. E lui ci insegnava ad amare la Germania, e imparava ad amare l'Italia o l'Ungheria e conosceva i nostri problemi dall'interno. Sapeva quello che si poteva chiedere e sapeva quello che non si poteva chiedere. Poteva chiedere a tutti lo sforzo massimo possibile senza chiedere l'impossibile, che è quello che rompe. E dopo non abbiamo più avuto una capacità di leadership così. E riusciremo a trovarla adesso? Non sappiamo. La Merkel ha riguadagnato molta forza, la AfD è crollata, si sta anche dividendo. E quindi io credo che lei adesso voglia sinceramente riprendere quel progetto di cui mi parlava ai funerali di Helmut Kohl. E vedremo come lo imposta, bene o male, non è detto che lo imposti bene, e vedremo se ci riesce. Però io credo che tutti oggi siamo più consapevoli, davanti al coronavirus, siamo tutti più consapevoli della portata delle sfide che abbiamo davanti. Il coronavirus ha avuto un effetto positivo. Ha avuto un effetto positivo, che è stato quello di... la gente si fida meno dei ciarlatani, di quelli che gridano, e cerca di nuovo di ragionare con persone che hanno competenze concrete, e su cose concrete. Anche su questo in Italia non siamo messi molto bene, ma perché non solo il governo traballa continuamente, ma anche se guardi al dibattito pubblico italiano, vedi che dà grandissima importanza a cose del tutto senza importanza, mentre le cose davvero importanti non vengono mai messe in discussione. C'è da puntare sui giovani, da sperare nei giovani.
C'è questa iniziativa dell'economia di Francesco, per esempio, che non è proprio la stessa cosa dell'Europa, però che dà molta speranza. Vedo migliaia di giovani che cominciano a discutere su come deve essere l'economia di domani. E questo è anche un tema europeo. L'Europa può l'Italia avere un modello economico originale, più umano? Dubbio, forse, ma è molto difficile. Può l'Europa? Beh, l'Europa c'ha le dimensioni. C'è una serie di questioni enormi che hanno una dimensione europea. Voi sapete che si parla spesso del problema drammatico dell'evasione fiscale. Qual è la grande evasione fiscale in Europa oggi? La grande evasione fiscale è quella di Amazon, è quella di Microsoft, è quella di tutti quelli che producono valore aggiunto in rete e non pagano le tasse. Perché? Perché il valore aggiunto in rete si disperde. C'è un'iniziativa europea importante che è quella invece di dire no, assoggettiamo a tassazione le grandi multinazionali che dominano il web. Saremmo capaci di condurla e c'è bisogno da un lato di un'Europa capace di fare e dall'altro di una nuova grande alleanza fra Europa e Stati Uniti. Insieme siamo ancora in grado di governare la globalizzazione. Divisi rischiamo un mondo anarchico in cui che gli americani da soli sono in grado di governare la globalizzazione, ormai sappiamo che non è vero, non sono capaci. Possiamo fidarci di una globalizzazione che ha tanti centri indipendenti l'uno dall'altro e tendenzialmente portati a pugnalarsi alle spalle l'uno con l'altro? Un blocco che poi aggreghi anche gli altri, ma un blocco forte che sia il pilastro del governo della globalizzazione serve. E da dove può venire fuori se non da una nuova comunità atlantica? Ma questo è un altro capitolo, molto dipende dalle elezioni americane e davvero lì io non so cosa desiderare. Mi fermo qui. Grazie, professore. Prego. Ci ha dato dei punti molto... Su tutti, devo dire, il tema della volontà culturale, no? Come punto nodale per ripartire. E se capisco bene dalle sue parole, poi lei è un mondo conoscitore della realtà tedesca, lei vede la Germania come leader di questa... come guida, se capisco bene, di questa nuova volontà culturale? L'Europa ha due problemi. Un problema sono gli italiani, che vogliono fare debiti e non li vogliono pagare. L'altro problema sono i tedeschi, che non sanno guidare e vogliono comandare. Bisogna riuscire a risolvere questi due problemi. Che la Germania guidi, a me non crea problema. È il paese più grosso, è il paese più ricco, poi geograficamente sta in mezzo, per cui ha più rapporti e quindi più interessi comuni con l'Italia, di quanti possa avere la Francia, la Spagna o altri, ma lo stesso vale per la Francia, vale per la Polonia, ma bisogna saper guidare. E se non sai guidare e pretendi di comandare, fasci. Certo. Abbiamo subito due domande, io passerei la parola proprio a chi le ha anticipate in chat e quindi passerei la parola a Selvaggia. Se dico bene il nome, se vuole collegarsi Selvaggia e fare la domanda al professor Buttiglione. Selvaggia? Abbiamo perso Selvaggia. Allora passo la parola all'amica Maria Claudia Ferragni che aveva una domanda anche lei. Buonasera professore, grazie a veramente... Allora. Ci ha fatto respirare l'aria di un tempo, diciamo, com'era l'Europa 20 anni fa, 30 anni fa, piena di ideali e piena di una cultura solida, profonda e piena anche di questi rapporti di amicizia che costruiscono, insomma, i poli. E quindi io avrei anche la mia prima domanda è quella sugli rapporti fra Stati Uniti ed Europa, cioè come lei pensa che si possano ricucire, soprattutto dopo che il governo americano ha espresso molte simpatie per la Brexit, quindi per la frammentazione dell'Unione,
e anche in seguito alle tensioni che si sono create in ambito NATO, perché il pilastro della difesa è sempre stato cruciale, forse adesso ha un'importanza diversa, non lo so, gli scenari sono cambiati. E poi l'altra domanda è: come pensa si possa costruire o ricostruire questo popolo europeo? Grazie mille. Guarda, sul primo punto c'è stata una strategia di cui ha fatto parte anche il mio amico Steve Bannon, volta a sfasciare l'Europa e ridurla a un sistema di stati satelliti degli Stati Uniti. Io gli dissi: guarda, non funzionerà. Non funzionerà perché, e se mai funzionasse, sarebbero molti più i satelliti della Russia che non quelli degli Stati Uniti. Ma non ha funzionato, a parte il Brexit. Non ha funzionato perché il primo motivo più forte credo che sia che l'economia europea è una realtà. Nelle cose, in questa roba che porto io addosso, c'è il lavoro italiano, probabilmente le pecore saranno state italiane, non lo so, immagino. C'è il lavoro tedesco, i coloranti sicuramente sono stati tedeschi, c'è il lavoro francese, c'è il lavoro greco. E ormai l'interconnessione è così forte che è molto difficile separarla. E l'altro motivo è che non puoi creare una internazionale sovranista, perché l'Ungheria ha risanato le sue finanze. Il maggior amico dell'Italia, quando va a chiedere il permesso di fare più debito, è l'Ungheria e la Polonia. Come fai a metterli d'accordo? Li metterai d'accordo sull'immigrazione, ma poi neanche lì, perché l'Italia chiederà di poter distribuire i migranti e loro diranno di no. Quindi credo che dovremmo però anche riconoscere le nostre colpe. Gli Stati Uniti sono seduti su di una bomba. Questa bomba è un deficit commerciale enorme. Ogni anno gli Stati Uniti aggiungono al loro debito estero una cifra pari più o meno al prodotto interno lordo italiano. Non può durare a lungo così. Obama è venuto e gentilmente ci ha detto: parliamone, cerchiamo una soluzione. Abbiamo fatto molti incontri, non abbiamo fatto nulla. Non è successo niente. Trump è tornato e ha battuto i pugni sul tavolo. Maleducato, però un po' di ragione non si può negare che ce l'abbia. Noi siamo stati capaci di dare una risposta. Fino ad ora no. Se vogliamo contrattare una nuova comunità europea, su questo dobbiamo dare risposte. Come anche sul fatto, ma è possibile che noi siamo totalmente dipendenti dalla protezione militare americana? Quando spendiamo un mare di soldi per la difesa, e se ci semplicemente coordinassimo le spese nazionali, saremmo molto più forti della Russia e potremmo fare un'alleanza più o meno paritaria in cui gli Stati Uniti si occupano prevalentemente del Pacifico e noi prevalentemente dell'Atlantico. Non è del tutto fuori luogo quando Trump dice: ma perché dobbiamo pagare noi per la vostra difesa? Quando eravate poveri, disgraziati, va bene, ma adesso... Allora, l'affronto di questi due problemi, se avessimo una leadership capace di prendere impegni seri su questi due problemi, ci permetterebbe di aprire con gli Stati Uniti un negoziato serio, di cui ha bisogno loro, ma abbiamo bisogno anche noi. Ha bisogno il mondo per arrivare a un mondo multipolare, ma non il multipolarismo rissoso, un multipolarismo organizzato. E come costruire un popolo europeo? È la grande questione. Io penso che qui la responsabilità della Chiesa è fondamentale. Quando lavoravamo a costruire un popolo europeo, l'abbiamo fatto sotto l'impulso di un grande processo di rievangelizzazione dell'Europa. Però c'è quello che può fare anche la politica. Se leggi i trattati, il trattato di Lisbona, vedi che la cultura è la cosa più debole. In un trattato debole, la cultura è la cosa più debole. Perché sulla cultura la Commissione non può fare direttive, non può fare regolamenti, può fare solo raccomandazioni. Se poi vai a vedere l'attività della Commissione, non fanno neanche le raccomandazioni. Allora, immaginati, e la prima cosa è creare un'opinione pubblica europea.
con tante televisioni di Stato che abbiamo, ma potremmo chiederlo anche alle televisioni non di Stato, è possibile che non ci sia nessun programma che spiega agli europei che cosa sono le istituzioni europee, come funzionano? Perché la gente sull'Europa ha in testa dei miti che non hanno niente a che fare con la realtà. Spiegare come funziona, quello che l'Europa può fare e quello che non può fare. Perché non può fare quello che non può fare, cosa bisognerebbe fare per renderla capace di fare quello che non può fare. Raccontare un poco di storia, aiutare un popolo a capire la prospettiva dell'altro. Quando io vado in Polonia, una cosa che sempre dico è: voi polacchi pensate che il Mediterraneo sia in un altro mondo, invece in questo mondo, se esplode il Mediterraneo, magari partendo dalla questione dei migranti, ma non solo, perché quella è legata a tante altre, se esplode il Mediterraneo, fa in fiamme anche la Polonia. E allora, il Mediterraneo, garantire la sicurezza del Mediterraneo e del Medio Oriente, è un problema anche polacco. Se io vado una volta invece in Parlamento italiano, io ho tenuto un discorso per spiegare a quelli che dicevano: ah, le sanzioni contro la Russia ci danneggiano. Certo che ci danneggiano, ma qual è l'alternativa? La guerra? Oppure lasciamo che la Russia si prenda l'Ucraina e magari domani la Polonia? In Italia il problema dell'Ucraina e della Bielorussia è sentito come un problema lontanissimo. In Polonia, in Estonia, in Lituania, in Lettonia si stanno armando. Ricordo agli inizi della storia, quando ero ancora in politica, un amico di un paese che non di cui nome non dirò, che mi telefona per dire: Rocco, ma ho saputo che voi avete 2000 carri armati che non vi servono più, ce li vendete? Hanno reintrodotto il servizio militare obbligatorio. Gli italiani sono consapevoli di questo? No, chi li informa? Nessuno. Dei grandi problemi europei che poi condizionano i problemi italiani non si sa niente. E allora non si acquisisce una visione europea. Come fa a esistere un demos europeo se non esiste un'opinione pubblica europea? Se i giornali non hanno una capacità di informare sulle questioni europee? Se le televisioni non danno un minimo di informazione sulle istituzioni, sulla storia? Lì la politica potrebbe fare qualcosa. E in un futuro trattato, perché prima o poi bisognerà rifare i dati, io mi auguro che in materia culturale la Commissione e il Parlamento abbiano maggiori poteri. Grazie. Bene. Grazie. Riccardo, io, visto che siamo già alle 7:30, prima di... ci sono molte domande, magari proviamo a fare anche una selezione. Sì. Chiederei di intervenire. Intanto saluto e ringrazio l'assistente spirituale di noi UCID, Monsignor Selvataggi. Gli chiederei magari anche un breve commento e poi vorrei sentire il nostro presidente regionale Riccardo Pellizzi, tenendo presente che poi alle conclusioni le affideremo al presidente Galletti, nostro presidente nazionale, che anche lui, insomma, come il professor Buttiglione, ha avuto un'esperienza, anche il senatore Pellizzi hanno avuto un'esperienza, direi, ai vertici, insomma, delle istituzioni. Volevo solo soffermarmi su un aspetto dell'intervento del professore. Io credo che quello che il professore ci dica, soprattutto rispetto alla formazione della classe dirigente, per noi UCID è fondamentale. Il nostro scopo anche come Movimento Giovani è proprio quello di formare una nuova generazione di cristiani che, capaci di esercitare la propria leadership a tutti i livelli nella società e ben formati, possano dare un contributo sia per quello che è la futura economia, si accennava anche a The Economy of Francesco, ma anche per quelle che sono le azioni e i ruoli di responsabilità verso la società. Darei la parola a Monsignor Selvataggi. Chiedo scusa. Ringrazio tantissimo il professor Buttiglione per quanto ci ha detto. Le mie reazioni molto positive sono che il richiamo alle radici cristiane è sicuramente molto importante e dovrebbe essere più tenuto presente soprattutto nella coscienza ecclesiale, non solo dei vescovi a diversi livelli, ma anche nella consapevolezza delle nostre comunità ecclesiali presenti in
diffusamente nel territorio. Certamente non sono soltanto le radici cristiane a dare delle possibilità di una ritrovata prospettiva e visione comune in Europa, ci sono anche, come ha detto bene il professore, le radici più antiche, le chiamo mediterranee, tanto per dare un'indicazione geografica, che sono le radici greco-romane, ma anche giudaico-ebraiche, e che hanno lasciato una traccia profonda nella consapevolezza dei nostri diversi popoli. E la prospettiva della nuova evangelizzazione anche ritengo che sia molto importante. Papa Francesco su questo ci ha invitati ad essere un po' più coraggiosi, a capire quali sono i fenomeni culturali in corso, ma per evangelizzare. E questo richiede uno sforzo di presenza, di colloquio, di ascolto e anche di creatività, perché la nostra proposta sia una proposta che vada a colpire direttamente il cuore e la risposta ai desideri profondi dell'animo umano, che sono i desideri che riguardano la soddisfazione degli interrogativi, la soluzione degli interrogativi fondamentali di ogni persona. E noi abbiamo una risposta estremamente ricca, di grandissimo valore, che possiamo trasmettere attraverso la nostra esperienza personale e comunitaria. Ringrazio ancora tutti e vi auguro buona continuazione di questo interessante incontro. Bene, non so se... Bene, non so se è collegato Riccardo Pedrizzi. Non sento l'audio però, bisogna attivare l'audio probabilmente. Io sono particolarmente soddisfatto degli incontri che si sono tenuti, il primo sulla situazione americana, il secondo sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo ed in particolare in Cina ed in Asia, e poi il terzo con Gotti Tedeschi, che ha preso in esame i problemi economici e quindi dello sviluppo economico. Stasera, oltre ad essere soddisfatto, sono particolarmente felice, rivedo dopo un po' di tempo un carissimo amico, la cui amicizia risale, ahimè, presumo da mezzo secolo. Gotti Tedeschi, Riccardo ricordava un episodio di 4 anni fa. Io devo ricordare che con Rocco, dopo il convegno, la Chiesa italiana tenutosi a Loreto, durante il quale Giovanni Paolo II lanciò l'appello a costituire le scuole di dottrina sociale, insieme a Rocco abbiamo costituito diverse scuole di dottrina sociale in varie diocesi. Lo ringrazio anche per l'escursus storico che ha fatto, che in pratica ci ha ricordato, rammentato il ruolo del mondo cattolico in Europa ed in Italia, quando il mondo cattolico era protagonista e contava in Europa ed in Italia. Gotti Tedeschi, una piccola digressione, ha ricordato il manifesto di Velotene, che nessuno conosce e nessuno ha letto, per cui si fa riferimento a questo documento che prevedeva, preconizzava, individuava lo sviluppo futuro dell'Europa nella dittatura del proletariato. Questo manifesto va riletto, va studiato, io sto raccogliendo documentazione per fare un saggio proprio sul manifesto di Ventotene, che è utilizzato addirittura ultimamente dalle fondazioni bancarie e ha finanziato dei convegni sul manifesto di Ventotene. Evidentemente le fondazioni bancarie, che sono nostre amiche, che sono vicine al mondo cattolico, nessuno di loro, gli uomini di cultura di quel mondo, si è andato a leggere il manifesto di Ventotene.
Io vorrei dare solamente, per lasciare poi la parola al Presidente nazionale Gianluca Galletti, che ringrazio per la sua partecipazione, dare solamente dei flash e delle immagini plastiche del momento che sta attraversando l'Europa. L'Europa è sotto attacco. Io voglio solamente ricordarvi emblematicamente cosa può significare l'incendio di Notre Dame, cosa può significare Santa Sofia che diventa moschea, cosa può significare il bombardamento delle cattedrali armene proprio in questi giorni. Questo evidentemente è un attacco esterno che viene da fuori all'Europa, a questa cittadella che è in una fase solamente di difesa. E poi c'è l'attacco interno, l'attacco di un laicismo che non evita di eliminare ed attaccare le radici giudaico-cristiane, romano greco, come giustamente ricordava Rocco, ma che attacca dalle fondamenta la struttura sociale del nostro continente, del nostro paese, entrando persino nelle camere da letto, attaccando la famiglia ad ogni sospinto. E quindi noi abbiamo la necessità di difenderci dall'esterno e dall'interno, ridando voce al mondo cattolico, ridando voce alla cultura, come giustamente diceva Rocco Buttiglione, e soprattutto ridando speranza a questi popoli. Dopo la fase della pandemia, che purtroppo prosegue e secondo me andrà avanti ancora per qualche mese, che ha dimostrato la mancanza di solidarietà tra i paesi, tra gli stati europei, e la mancanza addirittura, come la definisce Papa Francesco, di fraternità tra i vari stati, noi abbiamo la necessità di rivedere tutta l'impalcatura di questa Europa che è andata avanti allontanandosi dalle ispirazioni dei padri fondatori, sposando logiche finanziarie fine a se stessi, praticando una politica di austerity che ha determinato, come giustamente diceva, la situazione della Grecia, come le situazioni drammatiche dei singoli paesi, in particolare quelli del Mediterraneo. Allora, tutte le indagini, tutte le rilevazioni dimostrano che i popoli europei in questo momento non si sentono a casa propria. Giustamente si diceva, dobbiamo fare in modo che ciascuno di noi si risenta a casa propria nell'ambito di questa Europa. Ed allora vanno ripreso la cultura, le tradizioni giudaiche e cristiane, va ridato di nuovo speranza ai popoli europei, i quali devono essere esaltati nella loro tradizione, nella loro identità, pur sapendo che solamente un continente unito è in grado di far fronte, ad esempio, all'aggressione economica, finanziaria e commerciale di colossi come la Cina, che stanno approfittando di questo momento addirittura per fare acquisizioni di strutture economiche del nostro paese. Allora, solamente recuperando questa cultura, queste tradizioni, e ridando speranza e fiducia ai nostri popoli, noi saremo in grado di riprendere quel protagonista che spetta ad un continente che è stato faro di civiltà e di cultura per il mondo intero. Grazie Rocco per la tua partecipazione e per tutto quello che ci hai detto. Bene, allora io direi, Riccardo, c'era qualche altra domanda? Purtroppo bisogna fare una selezione e poi lascerei le conclusioni a Gianluca. Allora, ci sono, io ne ho selezionate, andrei veloce sul ruolo della Chiesa. Il professor Buttiglione ha risposto in parte anticipando una domanda del professor Sergio Bellardinelli, che però ha una seconda parte della domanda su quale potremmo focalizzare. Chiede Bellardinelli se la Chiesa è consapevole di questo ruolo così chiave, così decisivo
che è tenuta a svolgere? Ho paura di no, perché Papa Francesco è un Papa non europeo, è un Papa latinoamericano, ed è giusto che sia così, perché ormai 2/3 dei cattolici sono fuori dall'Europa e c'è una Chiesa in missione che in Africa, per esempio, sta conquistando progressivamente il cuore degli africani, in Asia lo stesso, in America Latina un po' diverso, ma insomma. E Papa Francesco chiama gli episcopati europei ad assumere responsabilità. Non può essere, noi siamo con Giovanni Paolo era facile, perché è stato lui a dare il... Papa Francesco guida la Chiesa universale e chiama gli episcopati europei a assumere loro la responsabilità della nuova evangelizzazione. E ho l'impressione che gli episcopati europei non siano molto attrezzati. La Comecce, la Commissione europea, è una struttura esilissima che non dà molto, cioè dà tutto quello che può dare, ma evidentemente non è abbastanza. In buona parte del continente gli episcopati sono chini su se stessi, preoccupati di problemi importantissimi, il matrimonio dei preti, che sono sostanzialmente interiori all'organizzazione ecclesiastica. Invece lo spirito dell'uscire fuori, di cui Paolo Francesco parla sempre, ma ne parlava anche Giovanni Paolo II, ricordate, duc in altum, va in mare aperto, questo è difficile percepirlo. Abbiamo bisogno, anche perché l'episcopato europeo non è mai stato abituato, a differenza di quello latinoamericano, che da Medellin in poi ha acquisito una sua... Il discorso europeo mi sembra poco attrezzato a svolgere questa funzione, invece ce n'è un grandissimo bisogno. C'è una bella domanda dell'amico Lorenzo Montanari che le chiede, professore, se lei crede in questa svolta liberal conservatrice della Lega volta ad entrare nel PPE e che cosa si aspetta dal congresso della CDU di dicembre. Io non ci credo alla svolta della Lega, però ci spero, perché la Lega c'ha alcuni personaggi che hanno cultura di governo, che hanno governato bene grandi regioni. Zaia è uno che sa come è fatto il mondo, non parla a vanvera, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma comunque è uno con cui puoi parlare. Giorgetti. Però la leadership della Lega non è questa. Se cambiasse la leadership della Lega, non dico che bisogna far fuori Salvini ad adottarsi questa linea in modo convincente, però da recuperare molta credibilità perduta nel passato, e noi avremo perlomeno una forza politica di centrodestra che è affidabile, con la quale si può parlare, e poi bisogna vedere cosa succede anche nella sinistra, perché abbiamo bisogno anche di una forza credibile di sinistra. E lì bisogna vedere cosa succede nel Partito Democratico, e poi ci vorrebbe una cultura del dialogo nazionale, non necessariamente un governo assieme, però chi parla con la Germania sa che chiunque vinca le elezioni tedesche, alcuni pilastri della politica europea della Germania non cambieranno. Chi parla con l'Italia ha sempre l'impressione che, a seconda di come vanno le prossime elezioni, l'Italia potrebbe uscire dall'Unione Europea, uscire dall'euro, oppure non so. Come si fa? Occorre sulle grandi questioni di politica europea e di politica estera, ci vuole un consenso che va al di là delle forze di governo. E quindi cosa succederà in Germania? Anche lì non lo so, però vi dico quello che io spero. Io spero che il mio amico Armin Laschet sia il nuovo cancelliere, no, il nuovo candidato cancelliere. Armin Laschet è diciamo il più giovane di quelli che erano una volta gli amici di Kohl, e mi pare che oggi nel modo migliore in Germania porti lo spirito di questa di questo rinnovamento, che contemporaneamente è un ritorno al meglio del passato. Bello, grazie. Benedetto, non so quanto tempo abbiamo. Ah, io ovviamente starei con il professore ancora molto e abuserei della sua disponibilità, però direi che, dato l'orario, si avvicina per molti l'orario di cena, vedo anche insomma
qualche palpebra calante. Quindi ringrazio innanzitutto Riccardo Gotti Tedeschi che ci ha supportato stasera nella conduzione di questo incontro col professor Buttiglione, Michael Severance e l'Acton, che per noi ormai sono un partner stabile, e diciamo passerei direttamente la parola a Gianluca Galletti per le conclusioni. Grazie Benedetto e grazie Michael, perché avete organizzato una serie di conferenze che sono state molto interessanti e penso che ci diano spunti anche per continuare la nostra attività associativa. D'altra parte, in questo momento abbiamo difficoltà a vederci, abbiamo scoperto questo nuovo modo che ha dei pro e dei contro. Sicuramente i pro che rende tutto più semplice, il contro è quello che ci manca il contatto, ci manca la possibilità di vederci di persone e anche di toccarci un po', no? Che non era una cosa, che era una cosa importante per noi. Io voglio ringraziare in particolare Rocco, che per me è un amico, oso dire Rocco un maestro. Noi abbiamo avuto lo dico davvero, io sono arrivato in Parlamento e ho trovato persone come Rocco Buttiglione che mi hanno insegnato molto. Poi lui dirà che non sono un buon allievo, ma gli assicuro che ce l'ho messa tutta, se non altro. Abbiamo avuto un percorso politico molto lungo che per me è stato molto importante, nel senso di confortarmi in alcuni valori e anche in un modo di affrontare la vita. Quindi sono molto riconoscente di questo. Io credo che oggi non ho l'ambizione di tirare le conclusioni, perché non tocca a me tirare le conclusioni a un eccellente speech di Rocco. Voglio solo cogliere i punti che possono servire a noi per continuare a riflettere su questo tema, no? Rocco ci ha detto: attenzione, il problema dell'Europa è in particolare oggi un problema di valori. E io sono profondamente convinto di questo. È un problema di valori e noi, come UCID, possiamo essere importanti in questo, presidiando quei valori e vedendoli sempre in chiave europea, non solo internamente all'Europa, non internamente all'Italia. Per questo stiamo incentivando molto il lavoro che stiamo facendo in UNIAPAC e soprattutto in UNIAPAC Europa. Quindi essere molto presenti in quel contesto, perché l'UNAC può essere un veicolo importante per noi per portare avanti i nostri valori. Ci dice un problema di cultura, io sono molto d'accordo su questo, quindi poniamo la nostra attenzione sempre di più, con l'aiuto anche di Riccardo, del CTS, un programma culturale forte dell'UCI. E poi ci dice una cosa a cui io tengo molto. Oggi gli individualismi, ci dice Rocco, alimentano i populisti. Alimentano il populismo, e noi su questo possiamo dire molto. Noi siamo quelli della comunità, siamo quelli che puntano all'economia civile, no? Che puntano al territorio, che puntano sui temi della famiglia, nello stare insieme, nella comunità. Lo dobbiamo fare, dobbiamo continuarlo a fare, perché questo rafforza le comunità italiane, ma rafforza il valore dell'Europa. Io aggiungo una sola cosa, mi permetto, avendo vissuto un'esperienza europea come ministro in due governi. Se vogliamo arrivare ad un'Europa veramente completa, dobbiamo continuare quel percorso che abbiamo iniziato. Cioè noi, è come se noi ci fossimo interrotti al 2001. Cioè abbiamo fatto, abbiamo fatto una comunità europea monetaria e non abbiamo più continuato. Allora io vedo due grandi sfide davanti. Quello di rivedere la governance: non è bene per l'Europa che le commissioni contino più del Parlamento. Nelle commissioni dove sono presenti i ministri e dove si decide, vince l'identità dei singoli paesi, gli egoismi dei singoli paesi. Noi non siamo eletti dall'Europa quando andiamo in commissione e quindi rappresentiamo non l'Europa ma un paese. Ed è non normale, logico, l'ho fatto anch'io quando ero in quella commissione. Ho difeso l'Italia, non ho difeso la comunità europea, la comunità dell'Europa. Allora, rivediamo la governance e
finiamo quel processo, portiamo i poteri a chi è stato eletto dai singoli paesi, cioè in seno al Parlamento e non in seno alle commissioni. E secondo, l'Unione Europea presuppone anche un'unione fiscale. È intollerabile oggi che esistano 28, 27 a questo punto, sistemi fiscali diversi, perché il sistema fiscale unisce le nazioni. Oggi noi siamo divisi, cioè non è possibile che l'Olanda sia un paradiso fiscale, non ci sta. Questo alimenta i populisti e gli individualismi, perché è chiaro che i nostri imprenditori si lamentano, no? E sono spinti, eticamente sbagliando probabilmente, andare a cercare il paradiso fiscale, ma quella è economia, quindi io posso giudicarli, ma fino a un certo punto, no? Quindi noi che siamo una comunità come UCI di imprenditori dobbiamo chiedere questo, che si arrivi a un'unità fiscale e poi parleremo anche di restituire i nostri debiti, ma quando saremo tutti alla pari, no? Quando avremo tutti le stesse regole. Non voglio difendere il debito dell'Italia, obiettivamente difficilmente difendibile, però credo che quel passaggio dobbiamo farlo. Rocco, grazie molte, io spero di averti ancora e ti chiameremo ancora a farci da guida agli imprenditori cattolici italiani. Credo che questo sia uno sforzo che tu devi fare, ma per noi è molto importante. Grazie a tutti e buona cena davvero. Grazie. 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 Ok. Allora, grazie. Con questo concludiamo, salutiamo l'onorevole Rocco Buttiglione, Riccardo, grande amico, Benedetto, e speriamo che questo non sia l'ultimo di questi incontri con UCI. Vi facciamo sapere se quello che possiamo programmare per futuro, ma speriamo sinceramente che non dobbiamo continuare sempre con lo Zoom. Speriamo. Questa è la speranza umana. Ciao Michael.